traffico permettendo, perché guardate, guardate là che macello che c'è, ok? Che il problema... Eccola lì! Siamo qua adesso a girare. Buongiorno ragazzi! Allora, adesso andiamo a farci un giro in via Mantegazza, che è una via dove stiamo facendo un'operazione di asta, quindi abbiamo stato comprato questo appartamento all'asta, e nonostante quello che si dice delle aste a Milano, che sono piene, che non si possono fare, cioè, non è assolutamente vero. Ma al di là di quello, oggi vi mostrerò come è venuto l'appartamento finito, perché sappiate che inizialmente in realtà è nato come laboratorio, stiamo parlando di un laboratorio al piano seminterrato, ok? Attualmente ragazzi è abitazione, e vi mostrerò quello che siamo andati a fare a livello di ristrutturazione. Abbiamo fatto una ristrutturazione completa e poi per velocizzare ulteriormente la vendita, quindi per renderlo ancora più accattivante, più bello agli occhi dei potenziali acquirenti, siamo andati anche a fare un home staging, ok? Quindi abbiamo ingaggiato un home stager professionista, e per chi non sa che cos'è l'home staging, è praticamente una tecnica che permette di abbellire, ecco, l'appartamento anche senza effettivamente arredarlo, quindi non è assolutamente un arredamento. Quindi ragazzi, adesso ovviamente traffico permettendo, perché guardate là che macello che c'è, ok? Che il problema di Milano, porca puttana, io per quello che l'inverno mi piace un po' meno, e anzi mi piace molto meno, perché durante l'estate magari giro con la moto e si sta molto meglio. Però vabbè, al di là di quello, adesso andiamo là e vi mostrerò come è venuto l'appartamento. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, siamo arrivati, quindi siamo proprio qui, siamo qua sul posto, e come vedete qua siamo andati a sistemare anche le parti comuni, perché tutta quella parte lì era tutta brutta. Siamo andati a risistemare tutta questa parte, e anche dall'altra parte, in realtà dopo magari facciamo un giro anche dall'altra parte e ve lo mostro, ok? Così vedete anche quello che è stato fatto. E abbiamo fatto, come ho detto prima, una ristrutturazione completa, quindi andiamo dentro che ve lo faccio vedere. Allora, questo ragazzi è il soggiorno con la cucina a vista, quindi come vedete abbiamo, come ho detto prima, abbiamo fatto l'home staging. Praticamente si vedono tutti gli spazi. Tenete presente che queste finestre non esistevano prima. Okay, quindi questo ovviamente lo rende molto molto luminoso, cioè che è una cosa, guardate, cioè sono comunque dei bei finestroni, ok? E qua ovviamente c'è tutto lo spazio per quanto riguarda la cucina, qua cioè sono andati a segnalare fondamentalmente quelli che sono gli spazi. Venite dentro che vi mostro tutto il resto. Ecco, chiudiamo. Ecco, vedete, questa è tutta la zona giorno, ok? Quindi come vedete abbiamo messo anche un po' di lampade eccetera, cioè io dico abbiamo, ma è stata la home stager, e che è veramente molto molto brava, tra l'altro, ok? Poi se venite di qua vi faccio vedere il bagno. Quindi qui in questa zona praticamente possiamo mettere la lavatrice, vedete? È stato fatto lì l'impianto. Questo invece è il bagno, quello qui, che anche questo è stato completamente ristrutturato, e qui c'è il box doccia,
Magari adesso entriamo lì e ve lo mostriamo. Eccolo lì. E invece da questa parte c'è la camera da letto. Per gli standard di Milano è spaziosa. E sicuramente l'home staging gli dà quel tocco in più, ecco. Quindi, come vedete, in realtà adesso l'appartamento è già pronto per essere messo in vendita, ok? Quindi vediamo di chiuderla poi abbastanza in fretta. Ciao ragazzi!